Quasi. La Procura di Pescara ha in mano elementi in abbondanza per far esplodere in tutta la sua potenza lo scandalo dei rifiuti in Abruzzo. Un'inchiesta per la stessa ammissione dei magistrati della portata maggiore di Sanitopoli. Per ragioni di praticità, tuttavia, si preferisce procedere a tranche, una strategia che consente tra l'altro di avere tutto il tempo per smussare ancora qualche angolo. In questo ha, o potrebbe avere, una notevole valenza l'annuncio da parte del patron della Deco, Rodolfo Di Zio, di un memoriale dettagliato che in maniera criptica lo stesso Di Zio ha giustificato come uno strumento per spiegare questioni di materia tecnico-amministrativa di particolare complessità. In parole povere, il re delle discariche illustrerà per iscritto i suoi rapporti con il mondo politico abruzzese, partendo dall'ammissione di aver erogato contributi in denaro, anche se formalmente corretti, ad esponenti e partiti politici di tutti gli schieramenti in occasione di campagne elettorali o di particolari eventi connessi ad attività di propaganda politica. Contributi elettorali a Taramo, nello specifico al sindaco Brucchi, che domani mattina chiarirà i magistrati. Contributi a Chieti, nello specifico al senatore Di Stefano, convocato in procura per venerdì mattina, ma contributi anche nella Pescarese, in particolar modo sull'asse Vestina-Montesilvano. E qui il coinvolgimento politico dovrebbe essere sostanzialmente trasversale, visto che si parla di vicende che risalgono ad almeno 4 anni fa, quando era il centro-sinistra a tenere banco sul fronte amministrativo. Compito a questo punto della strategia difensiva di Di Zio limitare al massimo le proprie eventuali responsabilità, ma anche di scaricare le colpe, se ce ne fossero, a parte della classe dirigente. La fase 2 di Rifiutopoli dunque è alle porte ed ancora una volta il mondo della politica nel suo complesso a tremare.